partire. La 12ª edizione del Festival del Libro e della Lettura di Enna prenderà avvio domani. Abbiamo avuto un paio di eventi in anteprima negli scorsi giorni, ma da domani saranno aperte al pubblico tre mostre che inauguriamo presso la sede dell'Urban Center ai Cappuccini. Una mostra per la prima volta in Sicilia, Vietato non sfogliare, dedicata ai libri accessibili e inclusivi, e due mostre, A procura di te, Padre nostro, con illustrazioni originali dell'illustratrice Sonia Maria Luce Possentini. A partire da mercoledì, in varie sedi della città saranno ospitati incontri con autori di fama nazionale e internazionale, rivolti a studenti ma anche ad adulti, e quindi sarà un pullulare di iniziative che, come ogni anno, già da 12, porteranno allegria, festa nella nostra città per attività che promuovono la lettura in tutte le sue sfaccettature. Come Associazione Amici della Festa del Libro Il Sasso nello Stagno siamo contenti di impegnarci in questo progetto ancora una volta, di metterci in gioco. Ringraziamo il Comune di Enna per la collaborazione, per mettere a disposizione tutti i loro spazi all'interno della città, e ringraziamo anche la Festa del Libro e della Lettura di Zafferana Etnea, che è un nostro partner di fiducia da diversi anni. Ringraziamo anche le scuole in rete, tantissime, sia della provincia che fuori provincia, che ormai aderiscono a tutte le attività proposte da diversi anni. Ciao, sono Alice, una studentessa del liceo classico di Enna. Sono lieta di rappresentare oggi la mia scuola, la quale partecipa nuovamente quest'anno alla realizzazione della Festa del Libro, mediante le attività pomeridiane svolte da noi studenti. Nell'ambito di questa edizione di poter anche ospitare artisti che ci permetteranno di organizzare eventi all'aperto, all'esterno, come una passeggiata dal Belvedere alla Rocca di Cerere in compagnia di artisti di strada, e due iniziative organizzate nei pomeriggi di giovedì e venerdì dedicate proprio alla promozione della lettura ad alta voce. La città quindi si riempirà di ragazzi, di bambini che sono desiderosi e curiosi di incontrare autori che spesso conoscono attraverso i libri, libri di testo adottati dalle scuole o libri che si leggono per il puro piacere della lettura. Questa è la nostra festa che si concluderà il 23 aprile, domenica, giornata internazionale del libro dell'UNESCO.